Buonasera, ben ritrovati. Siamo al quarto appuntamento di questa serie di webinar sulla riforma della Cartabia per avere un aiuto all'orientamento in questa riforma dagli aspetti molto complessi e poi vedremo anche dagli sviluppi sicuramente interessanti. Ringrazio innanzitutto sempre l'ingegner Giorgio Palombi e Antonio Suero di AS Finanza che ci ospitano come luogo e come organizzazione, ma devo anche ringraziare l'avvocato Giuseppe Lepore che oggi purtroppo non è presente perché ha un convegno a Napoli, perché siamo ospiti nel suo studio e quindi grazie anche a Giuseppe, che salutiamo. Oggi, l'argomento è quello del processo in assenza e l'udienza preliminare. Ho chiesto l'intervento a due, validissimi colleghi, del Foro di Roma, entrambi impegnati, oltre che nella professione, anche nell'associazionismo romano, perché la collega Cristina Dovidio, che saluto, buongiorno, buonasera. È membro dell'Associazione di Difensori di Ufficio e l'avvocato Francesco Compagna, che saluto, invece è membro del direttivo della Camera Penale. Prima di passare la parola alla collega Cristina, volevo solo introdurre l'argomento del processo in assenza. Il processo in assenza rappresenta un punto di approdo di una disciplina che è andata modificandosi nel tempo, partendo dal processo contumaciale che tanti rilievi aveva sollevato in sede di Corte di Giustizia europea e ha dovuto nel tempo subire dei correttivi perché sostanzialmente la Corte europea ci ha sempre rimproverato che il nostro sistema non fosse adeguato a quelli che erano i principi previsti dalla Carta europea dei diritti dell'uomo. Il primo intervento della Corte europea è stato soprattutto sulla disciplina che il nostro attuale codice prevedeva, che era sostanzialmente, la possiamo definire così, una sorta di disciplina di indifferenza all'assenza dell'imputato contumace. Cioè veniva trattato allo stesso livello dell'imputato presente, salvo poi riconoscergli dei rimedi nel caso in cui avesse dimostrato che la sua assenza non era dovuta a colpa e che quindi non avesse una conoscenza del contenuto del processo. Questo primo rilievo nasceva dal fatto che il nostro codice aveva introdotto appunto delle modifiche al processo contumaciale che lo avevano sostanzialmente affrancato dal sistema che il codice del 1913 e del 1865, addirittura se volessimo andare a ritroso, prevedevano. In quel sistema, in realtà, la contumacia era vista come sostanzialmente una pecca dell'imputato che si sottraeva al processo e questo provocava una sanzione nel senso che le sue capacità difensive venivano limitate e menomate in qualche modo. Al tempo stesso però c'era una sorta di inaffidabilità nei confronti della sentenza contumaciale e quindi il sistema ante codice Rocco prevedeva due rimedi che erano l'opposizione, sostanzialmente la nostra attuale restituzione nei termini, e poi la cosiddetta purgazione della sentenza contumaciale. Questo solo per i reati più gravi, quindi per i processi nei quali si procedeva per reati più gravi. Con il codice Rocco sostanzialmente erano venute meno le sanzioni processuali e l'imputato veniva trattato come quello presente ed erano stati anche tolti i rimedi nei confronti della sentenza contumaciale. Questo sistema
ha dovuto poi essere modificato con la sentenza Colozza del 1985 e si è approdati alla legge 2 del 1989, che è stata elaborata sostanzialmente insieme alla riforma del codice di procedura penale, ma è entrata in vigore prima dell'attuazione del codice di procedura penale. Tale normativa credendo di dare anche una risposta a quelli che erano i rilievi in sede di CEDU, sostanzialmente aveva introdotto la possibilità di un rinvio del dibattimento, nel caso appunto di apparente probabilità che l'imputato non avesse avuto conoscenza dell'atto o nel caso in cui la sua assenza fosse stata determinata da un assoluto impedimento. Però queste modifiche non avevano comunque dato una risposta vera alle problematiche sollevate con la sentenza Colozza, tant'è vero che poi abbiamo le famose sentenze Somogi e Seydowic che hanno condannato l'Italia sostanzialmente perché si contestava che si potesse arrivare ad un giudizio in assenza dell'imputato, con un grave onere in capo allo stesso di dimostrare lui la sua incolpevole conoscenza del processo e con la ristrettezza dei termini, perché erano 10 giorni di tempo per poter ricorrere alla richiesta di istruzione in termini. Questi rilievi sostanzialmente sono stati affrontati con due interventi successivi. Parlo del decreto legislativo 17 del 2005 che ha introdotto il diritto alla ristruzione per impugnazione allungando i termini a 30 giorni e facendoli decorrere nel caso di estradizione dal momento in cui venivo raggiunto dalla richiesta di estradizione. E poi abbiamo un terzo intervento, la legge 67-2014, che ha introdotto il sistema attuale prima della riforma Cartabia, e cioè quello che ha previsto la sospensione del processo in attesa che il soggetto che non fosse stato raggiunto da notifica e quindi che non si fosse sottratto volontariamente al processo venisse rintracciato. Ora, anche in questo sistema vi erano delle problematiche risolte e soprattutto alcuni aspetti che erano i famosi indici di presunzione di conoscenza, della conoscenza del processo, erano dei meccanismi, degli automatismi che le sezioni unite hanno, in qualche modo criticato. Parlo della famosa sentenza Sezioni Unite del 2019, Ismail Darwish Mohamed, che ha sostanzialmente, come dire, dato una lettura assolutamente diversa di questi indici che da soli non potevano costituire presunzione di conoscenza, ma che dovevano essere in una lettura d'insieme affidati al giudice affinché lo stesso andasse a fondo ad una ricerca della conoscenza o meno del processo da parte dell'imputato. In quel caso si trattava, se non ricordo male, di una elezione di domicilio presso un difensore di ufficio e mentre l'elezione di domicilio sarebbe stato uno di quei criteri che consentiva di presumere la conoscenza da parte dell'imputato, le sezioni unite hanno detto no, non è sufficiente che ci sia un'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio addirittura. Ma bisogna andare a vedere se poi l'imputato abbia avuto conoscenza effettiva intanto della imputazione che allo stesso viene mossa, quindi delle accuse che gli vengono mosse e soprattutto di quando e come il processo verrà celebrato. Anche al fine di rispondere a queste questioni siamo approdati ad una quarta tappa che è quella della riforma del decreto legislativo 150 numero 22. Nel passare la parola alla collega Dovidio, credo che si possa dire che il tema che ha cercato di introdurre la riforma è che il processo si celebra in assenza solo se ci siano elementi idonei a dare certezza al fatto che l'imputato è a conoscenza del processo e la sua assenza è dovuta a scelta volontaria e consapevole. Questo è un principio che mi pare informi ormai
la riforma, diciamo che informi l'istituto. L'istituto prevede delle condizioni per procedere in assenza, le andremo a vedere, e dei rimedi in mancanza di queste condizioni. Sostanzialmente poi vedremo, non esisterà più la sospensione del processo, ma si adotterà un provvedimento che chiuderà quella fase, e questo anche al fine di fornire una risposta deflattiva al numero dei procedimenti che non vengono definiti e che invece trovano in un provvedimento, diciamo, del giudice una sua definizione. Dopo questa brevissima introduzione, passo la parola all'avvocato Dovidio, ringraziandola per l'intervento, e a lei la parola. Grazie Fabio, ovviamente l'argomento è molto ricco e intenso, ma prima di tutto ringrazio lo studio Lepore e la rivista AS Finanza e Consumo per aver appunto pensato a questo ciclo di incontri molto per noi interessanti, ci toccano veramente da vicino. E porto i saluti dell'associazione che rappresento e di tutto il consiglio direttivo. Grazie. E ringrazio Fabio Santaniello perché il suo lavoro è enorme di coordinamento e non soltanto di sintesi, e quindi di nuovo lo ringrazio per averci comunque dato questa opportunità di condividere questo tavolo. E l'argomento di oggi sicuramente è, come dicevo prima, intenso e risponde ad un'esigenza molto pressante di adeguamento della normativa interna a quelle che sono le indicazioni sovranazionali, proprio perché, come diceva prima Fabio, l'Italia non poche volte ha visto mosse obiezioni a quello che era il proprio sistema precedente di presunzione di conoscenza del processo. E noi oggi ci troviamo quindi con la riforma che ha proprio scardinato quello che era il sistema precedente, adesso ad una vera e propria rimodulazione della disciplina in assenza. Sono stati riscritti in parte anche integralmente gli articoli dal 419 al 426 sies. E quindi sono stati anche introdotti dei commi nuovi. E a tal proposito, andando proprio ad esaminare, cominciando ad esaminare l'articolo 420 del codice di procedura penale, noi vediamo qui l'introduzione del comma 2 bis, dove marca quella che sarà l'azione, l'intervento del giudice in questa fase, tanto che riguardi l'udienza preliminare nei processi che la prevedono, quanto nel caso in cui si dovrà poi procedere direttamente con citazione diretta a giudizio, a dibattimento, il primo passaggio fondamentale sarà quello di verifica della regolarità delle notifiche. Quindi, in caso di regolarità delle notifiche, ci dice il comma 2 bis, se l'imputato non è presente e non ricorrono le condizioni di quell'articolo 420 ter, che poi andremo a vedere e che implicano quindi gli impedimenti, che siano per forza maggiore o per caso fortuito o per qualsiasi altro impedimento, a quel punto il giudice procede ai sensi dell'articolo 420 bis, quindi procede in assenza dell'imputato. Il secondo comma, il comma 2 ter, anche esso è stato integrato. L'imputato che si presenta all'udienza e poi se ne allontana, oppure che si presenta alla prima udienza ma non alle successive, viene comunque considerato presente, quindi è rappresentato dal suo difensore. Verrà considerato E presente, questa è la vera novità, perché esatto. diciamo sotto l'altro profilo avevamo già questa previsione, invece. Proprio nel momento in cui farà per iscritto richiesta di poter accedere ad un rito speciale, oppure a tal riguardo conferirà procura speciale ad un difensore perché in sua vece faccia Quindi, richiesta. come dire, attenzione ai colleghi che vogliono far valere un vizio, no, relativo alla, diciamo, non presenza del proprio assistito.
di fare bene i conti nel momento in cui siano muniti di procura speciale per chiedere un rito alternativo, o uno o l'altro, perché se Esattamente. faccio presente nel processo che ho una procura speciale per chiedere un rito alternativo, da quel momento l'imputato verrà ritenuto presente. Esatto, quindi insomma con tutte le conseguenze del Il che caso. però rispetto al tema dell'appello ha dei vantaggi, perché se l'imputato è presente non sarà necessario il mandato a impugnare. Lo Sul dico quale poi, perché certo. rispetto al tema dell'appello invece la presenza Certo, paradossalmente è tra disciplina l'altro attuale. avete preparato anche una questione di legittimità costituzionale di cui parleremo. Esatto. E quindi appunto, per cui di fronte a queste situazioni, quindi l'imputato è chiaramente quindi rappresentato dal difensore. Entrando proprio invece in quella che è proprio l'istituto dell'assenza e quindi come è stata disciplinata in conseguenza della riforma, noi leggiamo subito che se l'imputato, quindi libero detenuto, non è presente all'udienza, allora il giudice procederà in sua assenza e Giorgio. dichiarerà quindi l'assenza quando verificherà che l'imputato è stato citato a mani proprie o comunque la notifica è stata ricevuta da persone da lui espressamente delegate al ritiro, oppure quando ha espressamente rinunciato a comparire, oppure sussistendone uno degli impedimenti di quell'articolo 420 ter, non lo ha fatto valere, quindi ha evitato di far valere l'impedimento. Quindi in questi casi, ci dice il primo comma dell'articolo 420, viene dichiarata l'assenza. Ma quando ancora, e qui si apre un aspetto interessante e significativo, cioè si constata direttamente come al giudice si siano voluti ampliare diciamo, il suo potere discrezionale, andando a consentire il giudice andrà a procedere in assenza dell'imputato anche quando riterrà comunque provato che lo stesso aveva avuto una conoscenza effettiva già del processo e che quindi la sua non partecipazione sia dipesa da una scelta volontaria. Quindi a questo punto vengono dati degli aspetti, degli elementi sintomatici indicati proprio nel comma, in base ai quali il giudice deve fare questa valutazione. Quindi essi si Quindi riferiscono. non più degli elementi presuntivi in presenza dei quali il giudice deve ritenere, a meno di prova contraria, no, che l'imputato abbia conoscenza del processo, ma sono elementi a cui il giudice farà Concreti. liberamente ricorso, concreti, applicabili al caso di specie, per poter valutare se vi è o Esattamente. meno conoscenza del processo. Esattamente, quindi queste situazioni si considerano sia in riferimento a come è avvenuta la modalità della notifica, oppure se ha proceduto alla nomina di un difensore di fiducia, oppure se ha compiuto degli atti comunque prima dell'udienza o qualsiasi altra circostanza che dia proprio conferma che lui ha avuto conoscenza della sua vocatio iudicum, quindi non soltanto della condanna che pende sulla sua testa, ma volontariamente abbia deciso di non comparire. Ovviamente al terzo comma dell'articolo 420 abbiamo poi la situazione nei casi previsti dai commi 1 e 2 il giudice dichiarerà in questi casi l'assenza e quindi l'imputato verrà rappresentato dal difensore. No, chiedo scusa, ho saltato un comma importante che è il comma 3 in riferimento al caso tipico dell'assenza, e cioè la latitanza. Noi abbiamo ovviamente l'assente tipico per il quale si procede a prescindere dalla sussistenza dei requisiti per cui si può dichiarare l'assenza ed è il soggetto latitante e chiunque altro soggetto che volontariamente si possa sottrarre al processo, alla conoscenza del processo volontariamente. Anche per la latitanza ci sono stati degli interventi significativi da parte della legge. Noi il tempo lo dobbiamo scandire, ma non posso non fare un brevissimo accenno ai due articoli, l'articolo 295 del codice di procedura penale e l'articolo 296, riferiti proprio alle ricerche in conseguenza delle quali
va nelle ricerche, poi viene dichiarato lo stato di latitanza. La novità importante su questo aspetto è che adesso il giudice valuta se c'è una se sono esaustive queste ricerche, perché in caso di non esaustività, quindi Devo dovrà procedere ulteriori a nuove ricerche. ricerche. Esattamente. E sempre riferimento Mentre alle prima si novità. fermava al risultato, diciamo, di quelle ricerche e a quelle doveva fare riferimento. Esatto. Adesso invece, ecco, deve, insomma, Valutarne la valutare la validità. consistenza. E nell'articolo 296 abbiamo quindi chiaramente in riferimento in particolar modo alla latitanza dichiarata nella non applicazione di un'ordinanza di misura cautelare. In questo caso addirittura il decreto di latitanza deve contenere proprio gli elementi specifici che diano atto che la persona aveva conoscenza della misura che gli stava applicando e che gli si, la volontà di sottrarsi a tale Quindi applicazione. la previsione di Quindi un decreto motivato, a differenza anche questo del sistema precedente, impone una garanzia di accertamento, come dire, serio sulla possibilità di dichiarare la consapevolezza, latitanza. esattamente. E ultima novità, tanto per chiudere questa breve parentesi, la necessità, qualora si ritrovasse il soggetto latitante, il processo fosse ancora in corso, comunque gli deve essere comunicata la data dell'udienza. E questo proprio per rafforzare ancora di più quel concetto importante che è della presenza dell'imputato nel processo. Ritornando all'articolo 420, ovviamente la ordinanza di assenza è un'ordinanza soggetta a revoca in determinate situazioni, perché ovviamente l'imputato assente può prima della decisione comparire. Allora, in questo caso vi è possibilità, come anche un diritto per lo stesso, di essere restituito nel termine per esercitare quelle facoltà dal quale è decaduto, non essendo appunto comparso, però solo diciamo a certe condizioni. Lo stesso dovrà fornire quindi prova che o per caso fortuito o forza maggiore o per qualsiasi altro impedimento lui si sia trovato nell'impossibilità di comparire in tempo utile al processo per far valere le sue facoltà, oppure che non abbia potuto trasmettere notizia di questo impedimento per cause a lui non imputabili, come anche fornire, se l'imputato fornisce la prova che non ha avuto effettivamente conoscenza della pendenza del processo e che non è potuto intervenire per sua colpa, ed esercitare le facoltà, in questi casi viene rimesso nei termini, viene restituito nei termini. In ogni caso, ci dice la norma, ogni qualvolta comunque si accerti che non ricorrevano quelle condizioni per poter procedere in assenza, lo stesso viene rimesso in termini. E abbiamo poi l'ultimo comma dell'articolo 420 bis, il comma 7, che ci dice comunque che in ogni caso il giudice di ufficio anche revoca ovviamente l'ordinanza di assenza quando non ricorrevano le condizioni per poterla dichiarare. A questo punto provvederà ai sensi del comma 5, ovvero se non ricorrono le condizioni per poter dichiarare l'assenza, il giudice deve rinviare l'udienza. La deve rinviare, deve disporre quindi che l'avviso di udienza, la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale vengano notificati all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria. Chiaramente, di fronte ad una situazione del genere, possono verificarsi casi in cui appunto ci siano degli impedimenti, come sono trattati proprio dall'articolo 420 ter, cioè l'imputato anche detenuto che non si presenti all'udienza perché interviene un impedimento, forza maggiore, caso fortuito o qualsiasi altro impedimento, allora in questi casi anche ovviamente il giudice deve rinviare l'udienza, rinvia l'udienza e ne dispone quindi la Anche notifica. d'ufficio, quindi anche a prescindere da un'eventuale Esatto. richiesta della parte. Esatto. Procedendo sempre con a proposito proprio del rinvio dell'udienza, situazione analoga sia anche se fosse assente il difensore, Ovvio. peraltro qui insomma viene, va bene,
sappiamo bene noi che l'impedimento deve essere tempestivo e deve essere comunicato tempestivamente. E in questi casi, quindi, il giudice dovrà disporre il rinvio dell'udienza. Arriviamo adesso ad un punto molto significativo che stravolge completamente, diciamo, il sistema. Come dicessi tu per l'inizio di questi webinar, è proprio una riforma di sistema. Arriviamo all'articolo 420 quater, dove noi abbiamo qui proprio l'istituzione della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato. È una sentenza inappellabile ed è una sentenza che viene ovviamente emanata nel momento in cui, fuori chiaramente dei casi che abbiamo visto sino ad ora, 420 bis e 420 ter, l'imputato non è presente, quindi l'imputato non ha conoscenza del processo che lo riguarda, a questo punto il giudice deve pronunziare una sentenza di non doversi procedere. E l'articolo è ben chiaramente indica la forma che deve avere questo documento, ovviamente intestato in nome del popolo italiano, con l'indicazione dell'autorità che lo ha pronunciato, le generalità dell'imputato e quindi l'indicazione di tutte le altre parti, le private, l'imputazione, l'indicazione dell'esito delle notifiche e delle ricerche che sono state effettuate e l'indicazione fino a quando queste ricerche dovranno proseguire. Perché? Perché comunque il processo rimane vivo, non si addormenta. Viene emanata questa sentenza, ma dovranno proseguire queste ricerche. La norma indica anche delle tempistiche per dare un inizio e una fine. E quindi è richiamato espressamente, il giudice non, con la sentenza dispone che fino a quando per tutti i reati oggetto di imputazione non sia superato il termine previsto dall'articolo 159, ultimo comma, la persona nei confronti dei quali è stata emessa la sentenza venga quindi ricercata dalla polizia e nel caso in cui sia rintracciata le verrà personalmente notificata la sentenza. Chiaramente questa sentenza dovrà contenere degli avvertimenti. Chiedo scusa, Cristina, quindi sostanzialmente il legislatore ha fatto una scelta di abbandonare la strada della sospensione del processo che da un punto di vista, come dire, organizzativo era un procedimento pendente, no? Rimaneva un procedimento pendente che non aveva una conclusione che quindi nella individuazione del disposition time, che è quella benedetta diciamo, spada di Damocle che ormai grava sulla giustizia, andava sostanzialmente a gravare i risultati, no? Perché tutti i procedimenti sospesi risultavano procedimenti pendenti e non definiti. In questo modo si dà una risposta perché la sospensione viene diciamo, sostituita da una sentenza, con tutti i benefici che Una questo, soluzione una statistica. soluzione statistica. Ora, è ovvio che si doveva dare una risposta ai rilievi che aveva sollevato la CEDU in materia, ma questo forse non era, diciamo, l'unica soluzione. E si dice sostanzialmente, io faccio una sentenza, ti cerco nel frattempo, quindi diciamo un sistema abbastanza particolare, no? Perché chiudo con una sentenza, ma continuo a cercarti. E individuo come periodo di tempo utile per poterti ancora ricercare, periodo entro il quale ancora potrò revocare quella sentenza, ho
oltre quel periodo non potrò più revocare quella sentenza e il reato ormai sarà estinto e anche il processo, e l'ha individuato nel doppio del termine di prescrizione del processo. È un sistema ovviamente, diciamo, che prevede comunque un'incombenza per un lungo periodo di tempo, perché Provvisoria. parliamo per determinati tipi di reati anche di periodi di tempo di 20 anni, e quindi dovremmo immaginare che gli uffici di polizia giudiziaria dovranno tenere presente una ricerca per questo Sì, infatti tempo così indefinito. Forse non è facile da è un immaginare come si aspetto che possa ovviamente. organizzare, considerando anche Diciamo, un le vantaggio carenze di organizzativo, io organico. lo desumo da una mia esperienza di parte civile in un procedimento continuamente sospeso, perché io una volta l'anno devo fare un'udienza del tutto inutile in cui non si fa che prorogare di un anno. Quindi, oltre all'aspetto statistico, forse sotto il profilo organizzativo, l'aver voluto ridurre al minimo gli adempimenti giurisdizionali può anche avere un senso da questo punto di vista. Ovviamente resta il tema poi delle attività di polizia, di ricerca, che non sono prese in considerazione dalla riforma, ma che forse in questo tipo di situazioni sono quelle che hanno la maggior rilevanza pratica, perché si tratta di capire se le ricerche si fanno e se producono risultato oppure Temo, diciamo, che sono un po', diciamo, diffidente sul fatto no. E che anche poi chi del l'efficacia di un sistema di questo genere possa valere nel tempo così a lungo, però, per carità. Teniamo anche presente che la riforma precedente era piuttosto giovane, quindi questo effetto di continuo rinvio di anno in anno ancora non aveva palesato tutti i suoi effetti paradossali, li stava cominciando a palesare Certo. adesso, perché si stavano Certo, accumulando questi le procedimenti. storture anche di quella previsione. Va bene, scusa, ogni Infatti, tanto no, ma è ti giusto, perché insomma, facciamo pensare con questa interrompere. soluzione di aver spazzato via problemi così, in realtà Quindi è il probabilmente. doppio del termine di prescrizione Eh che sì. sarà il tempo di durata e di vigenza. Solo una chiosa, forse prima era più garantito il fatto che fosse il giudice a valutare anche il tipo di ricerche opportune rispetto a situazioni Oggi concrete, invece perché è oggi chi delegato. deciderà quali imputati vanno cercati? Non so, faccio un esempio, in materia di immigrazione clandestina, che tipo di ricerche devono essere fatte, non devono essere fatte, chi lo Poi decide? diciamo che sotto il profilo organizzativo comunque c'è l'onere in più di stabilire delle udienze fisse, che sono quella dopo il primo semestre, dopo il secondo Quello semestre, forse è un errore che potrebbe essere che corretto a forse è corretto breve, sì. perché lo trovo un aggravio di impegno laddove invece si voleva Naturalmente con liberare, diciamo, l'organizzazione della giustizia sì. Proprio da questo tipo di. da pesi, diciamo, che si potevano correggere. Ma peraltro adesso proprio in considerazione del fatto che proseguiranno queste indagini e quindi il processo comunque rimane in piedi, ecco che facendo un attimo un breve salto all'articolo 420 quinquies, in questo periodo di ricerche, poi ritorneremo sulla sentenza, ma in questo periodo di ricerche chiaramente a richiesta di parte il giudice dovrà procedere ad assumere prove nelle forme dell'articolo 401. E quindi E incidente quindi probatorio. dell'incidente probatorio e Nelle quindi forme nelle forme dell'incidente. dell'incidente probatorio e quindi lì ed è un po' preoccupante questa disposizione normativa dove dice che l'avviso soltanto almeno 24 ore prima per procedere con questo adempimento. Quindi mi viene da pensare noi dobbiamo comunque non dimenticarci di quel procedimento, di quel fascicolo nell'arco di queste ricerche, ma tenere sempre a mente che potrebbe intervenire comunque un adempimento istruttorio. Ma poi credo che noi come avvocati, sia da una parte che dall'altra, quindi sia che rappresentiamo un imputato o una persona offesa che si vuole costituire parte civile, abbiamo un onere di svolgere delle attività nel momento in cui queste attività possono ancora dare un risultato, perché ovviamente sarà Assolutamente. poi nostra cura fare richiesta di atti urgenti che debbono essere svolti, perché è a richiesta di parte, non è una disposizione d'ufficio del giudice, saremo noi che dovremmo essere parte attiva per Sollecitare appunto poter tutta. assicurare
dei risultati probatori in un momento molto ravvicinato ai fatti e non certo dopo 20 anni, perché dopo 20 anni gli atti urgenti ormai credo siano ormai Sì, difficili da poter essere. cessa l'urgenza. Quindi attenzione a questa possibilità che noi difensori potremo utilizzare. E ritornando un pochino, ecco, all'aspetto formale della sentenza, che poi è anche sostanziale, chiaramente essa dovrà comunque contenere l'avvertimento alla persona rintracciata che il processo a suo carico verrà ovviamente riaperto dalla stessa autorità giudiziaria che ha emanato la sentenza. E quando la persona non è destinataria di un provvedimento applicativo della misura cautelare, degli arresti domiciliari o della custodia in carcere, allora verrà notificato l'avviso dell'udienza con l'indicazione Che dicevamo. che dicevamo appunto prima, esatto, sì. E quindi noi praticamente Queste tempistiche hanno diviso saranno l'anno in il questo primo modo. giorno non festivo del successivo mese di settembre. Quindi non si Chiaro, scappa, non si molto chiaro. scappa. Ogni anno, il primo Sì. giorno non festivo del successivo mese di settembre, la cancelleria dovrà organizzare una udienza per l'eventuale comparizione del soggetto trovato. Cosa che ovviamente non potranno fare all'ultimo momento, dovranno calendarizzare questa previsione. Le aule, certo. E infatti, oppure nel secondo semestre, sì, esatto, il primo non festivo del mese di febbraio dell'anno successivo, se invece è stata rintracciata nel secondo semestre dell'anno. Tutto questo per fare in modo che se lo si trova gli si dà anche la data di In udienza. modo che non si possa Ecco, dire cioè che non sa. è come una visione secondo la quale lo hai trovato in quell'istante, lo devi sfruttare al massimo, no? Penso che Certo, questo eh sia beh, certo. il riflesso Perché poi condizionato che porta a il queste sistema, conseguenze paradossali. diciamo, non avrebbe avuto senso se poi si ricominciava con il giro dell'incertezza, della consapevolezza dell'udienza, no? E infatti, io chiaramente l'avviso che qualora la persona rintracciata decidesse di non comparire e non ricorre a nessuno degli impedimenti dell'articolo 420-ter, quindi si procederà chiaramente in sua assenza, verrà rappresentato dal difensore. Chiaramente richiamate poi le norme dell'articolo 546 relativamente alla sottoscrizione ovviamente della sentenza. E che cosa accade? Che decorso poi il termine che abbiamo visto prima, di cui al comma 3, senza che la persona sia stata rintracciata, allora a questo punto la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo non può più essere revocata. Quindi qua hanno voluto dare una fine a un certo punto. Ovviamente non si poteva parlare di irrevocabilità, perché diciamo, i contenuti di questa sentenza sono diversi da una sentenza a Compatibile, seguito di esatto. giudizio, però ecco, il senso è che, scaduto quel termine, la sentenza non può più essere revocata. Esatto. E poi abbiamo al comma 7 dell'articolo 820 quater delle deroghe a quelle che sono le misure cautelari, e qui un po' preoccupante questi termini in riferimento alla deroga dell'articolo 300, cioè le misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere perderanno efficacia soltanto quando la sentenza non sarà più revocabile ai sensi del comma 6. E lo stesso in riferimento agli articoli 262, 317 e 323 relativamente al sequestro probatorio, il conservativo e il sequestro preventivo permarranno fino a quando la sentenza non sarà più revocabile. Sostanzialmente si dice con riferimento, sì, Quindi è dura un però è po'. anche come dire una conseguenza logica della scelta di Sì. questo sistema. Se io dovevo applicare delle misure cautelari o dovevo applicare misure cautelari reali e il processo viene chiuso con una sentenza. Sostanzialmente, da quel punto di vista, si congela la valutazione di quella misura cautelare e si riprende nel momento in cui dovesse essere revocata la sentenza. Cioè, il paradosso è che una misura cautelare che dovrebbe avere delle giustificazioni di attualità, di esigenze Esigenze cautelari che sono pressanti, legate spesso contingenti. al momento processuale che si vive, si congelano e rivivono dopo
X anni, dopo 10 anni, ad esempio. E anche questo credo che è una stortura, certo, non proprio lineare, e che poteva forse essere pensata in maniera diversa. Però questo è. Dimmi tu, Fabio, il tempo, ma credo che abbia concluso Sì, il mio tempo. diciamo, io credo che veramente hai toccato tutti i punti, diciamo, di novità previsti dal processo in assenza. L'aspetto della revoca della sentenza, ecco, era il 420 sexies, per completezza e Vogliamo per solo dire, chiudere. ecco, Ecco, esattamente. velocemente, quando ovviamente rintraccia la persona, quando rintraccia la persona nei cui confronti è stata emessa quindi la sentenza di non doversi precedere, allora la polizia giudiziaria notificherà quindi la sentenza, l'avviso di riapertura del processo, della data dell'udienza, e in cui appunto viene citato a comparire davanti alla stessa autorità giudiziaria. E quindi questo è, È previsto, diciamo, diciamo, esattamente un iter organizzativo per esatto cui la per polizia giudiziaria riaprire. deve, al terzo comma, no, trasmettere senza ritardo al giudice la relazione di notificazione della sentenza. Ovviamente sono tutti adempimenti che sono conseguenti diciamo, alla revoca di quella sentenza. Esatto. Io a questo punto, prima di passare la parola all'avvocato compagno, io credo che alcuni aspetti, che sono gli aspetti importanti anche dal punto di vista della disciplina, ecco, e cioè i rimedi restitutori a fronte di una dichiarazione di assenza, di una sentenza di non luogo a procedere per mancanza di conoscenza del processo, siano aspetti che in questa sede non riusciamo a trattare, e vedremo di collocarli se abbiamo spazio, sia questi che il processo in assenza in appello, che ha, diciamo, una disciplina leggermente diversa da quella attuale, li tratteremo in quella sede. Però sulla diciamo, la previsione delle valutazioni che noi abbiamo affrontato, che hanno come sede naturale quella dell'udienza preliminare, ci puoi dire qualcosa di che cosa invece accade nel giudizio che non Successivamente ha, l'udienza diciamo, che preliminare. non ha l'udienza preliminare, o in una fase E successiva? quindi questa C'è un c'è adeguamento di questa assolutamente normativa? un adeguamento, c'è chiaramente un richiamo proprio alle norme di quell'articolo 420 420 bis quater quinques sexies, quindi il comma 2 bis dell'articolo 484, quindi richiama espressamente le norme del processo in presenza, in assenza e nel caso di impedimento anche nella fase dibattimentale, ovvero la fase di citazione diretta a giudizio, dove appunto si ripercorre la stessa disciplina dell'assenza. E volevo fare un brevissimo richiamo al caso in cui in assenza dell'imputato si procede in dibattimento, ma non dobbiamo mai dimenticare, ci dice l'articolo 490, che comunque l'autorità giudiziaria può obbligare un imputato a presenziare, cioè lo può coattivamente condurre in udienza, e questo quando è necessario assumere dei mezzi probatori di un certo tipo, che ce li ricordiamo tra noi, con il confronto o la ricognizione personale o di una consulenza tecnica d'ufficio. E poi, come dicevi tu, ovviamente si apre la parentesi dei rimedi per l'imputato, che è proprio la spina dorsale, diciamo, dell'istituto proprio dei rimedi per rafforzare ancora di più la tutela dell'imputato, però non Troveremo il abbiamo i modo tempi di affrontare per anche affrontarlo. questo argomento, che ci porterebbe via tutto il resto Esatto. diciamo, purtroppo dobbiamo anche fare i conti con il tempo a disposizione. E allora, Francesco, ti passo la parola e ti chiedo,
Il 484 che abbiamo visto, così diciamo, creiamo il collegamento con l'udienza preliminare, in fondo ci dice, ci dà un messaggio anche su come in qualche modo il legislatore abbia voluto dare una connotazione diversa all'udienza preliminare, che diventa diciamo, come un momento prodromico del dibattimento, non più distinto in due momenti successivi, ma legati. Tant'è vero che nei casi in cui c'è stata udienza preliminare, la verifica sull'assenza non verrà più ripetuta come invece accadeva prima. Tant'è vero ancora che, ricorderemo al webinar scorso, parlavamo dell'articolo 157 ter, che prevede una disciplina diversa e prevede il divieto di procedere a notifica telematica quando si tratti di atti introduttivi del processo. Non prevede il decreto che dispone il giudizio, proprio perché l'udienza preliminare diventa sostanzialmente una udienza predibattimentale legata al dibattimento. Sì, buonasera a tutti e grazie Fabio per il gradito invito. Sicuramente l'assenza oggi ha posto in primo piano, più che un onere di citazione, che quindi prima doveva essere distintamente riferito a udienza preliminare e al giudizio dibattimentale, una verifica circa la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, come è stato già messo in evidenza prima. Io sull'assenza mi permetto di sottoporre a chi ci ascolta due rilievi critici che devono, a mio avviso, essere superati. Il primo riguarda l'elezione di domicilio nella fase delle indagini, perché uno degli aspetti più forse deludenti della Cartabia è la scarsa tendenza a confrontarsi con la realtà concreta. Chi elegge domicilio sostanzialmente poi non avrà più necessariamente diritto a una notifica a mani proprie, che è il modello, diciamo, preferito al fine di garantire la conoscenza. In particolare si continueranno a verificare diversi casi di elezione di domicilio presso il difensore, non di domiciliazione presso il difensore a determinate condizioni, ma di normale domiciliazione presso il difensore. Ora, credo che sarebbe lecito attendersi, avete visto nell'incontro precedente che sarà prevista una sorta di elezione di domicilio 2.0 con la contestazione precisa, eccetera, ma quella resta una strada peculiare. Negli altri casi noi avremo l'elezione di domicilio che, secondo la Cassazione antecedente alla Cartabia, possono non recare l'indicazione del numero del procedimento. E quindi io so che ho eletto domicilio, non ho l'identificazione del procedimento per il quale ho eletto Cioè, so domicilio. per un comportamento che magari diciamo, mi viene contestato lì sul momento, un Forse mi è comportamento. stato riferito a voce, ammesso che chi ha eletto domicilio avesse la pratica davanti, perché magari è stato Vabbè, incaricato di quel solo il adempimento. nuovo Non ho processo. neppure l'indicazione, in alcuni casi, della procura dell'autorità precedente. Lo dico perché capita poi al difensore di dover magari fare il 335 per identificare il procedimento, ma deve anche fare attenzione a farlo dalla procura giusta, perché se magari lui ritiene che sia una procura. Ecco, io credo che questo, in un sistema che vuole garantire la conoscenza, l'accesso dell'imputato al procedimento, sia semplicemente inammissibile, e mi auguro che questa giurisprudenza che fa leva sul fatto che, udite, udite, ma in ogni caso si può telefonare alla polizia giudiziaria che ha redatto l'atto per essere subito informati, come se diciamo, chi scrive una sentenza del genere non avesse mai provato a procacciarsi un'informazione del genere. Questo credo che sia inammissibile, così come è inammissibile che il difensore, che deve poi inviare un atto di nomina che dovrà essere approvato dal sistema, pur essendo stato nominato, non dispone in quel momento degli elementi che consentono il deposito della nomina. Ecco, questo è qualcosa di inammissibile che mi auguro possa essere superato con buon senso, con la giurisprudenza adeguata, perché altrimenti tutto quello che si è detto sulle garanzie, sull'assenza, eccetera, continua a scontare il difetto di sempre, cioè direzioni di domicilio buttate lì, quasi, non voglio dire storte, ma in qualche modo insistentemente richieste dall'autorità procedente, e poi di fatto, diciamo, non accompagnate
da una conoscenza effettiva della contestazione o quantomeno una facoltà di accesso ai diritti difensivi. Ovviamente resta l'elemento di far valere poi successivamente il fatto che non si è avuto conoscenza, ma sempre in termini di eccezione. Allora, più che ragionare sempre in termini di dimostrazione di eccezione, sarebbe opportuno prevedere che delle formalità, diciamo, minimali siano garantite. La seconda criticità, che è tra l'altro uno dei motivi per cui ci sarà astensione dalle udienze nei giorni del 19, 20 e 21 aprile, è legata al fatto che nei confronti dell'assente si sia voluto introdurre una limitazione rispetto all'impugnazione, che non è invece prevista per l'imputato presente, quello che segnalavo prima, per cui quando Fabio Santaniello giustamente diceva guardate bene se è il caso di farlo diventare presente l'imputato con la procura speciale, io dicevo sì, ma il paradosso è che in alcuni casi meglio essere fintamente presenti che essere assenti, perché se si è assenti il difensore potrà procedere all'impugnazione solo previo conferimento di un mandato ad impugnare successivo alla sentenza. Ora, anche questo a me non sembra. Previsione che già era, diciamo, già era stata in qualche modo Sì, ai introdotta. tempi del giudizio contumaciale, con diciamo però un correttivo evidente, era prevista la notifica dell'estratto contumaciale. Per cui c'era, seppur attraverso i formalismi di un giudizio in contumacia, era previsto un meccanismo che rendeva edotto l'imputato dell'avvenuta pronuncia della sentenza di condanna a suo carico. Oggi il paradosso è che nel voler considerare come una sorta di sanzione per la sua indifferenza questo mandato a impugnare, non ci si rende conto che capita frequentemente, può capitare frequentemente, che l'imputato non venga a conoscenza della sentenza di condanna. Anche per ragioni non insuperabili, che quindi non consentono poi l'attivazione di quei rimedi, perché in quel momento aveva altri problemi per la testa, perché si trovava all'estero, per ragioni, diciamo, non totalmente Che preclusive. non l'hanno trovato, semplicemente. Ricordiamoci che il caso Colozza è proprio emblematico perché sostanzialmente non l'avevano trovato ad un domicilio dove altri atti erano stati notificati. Il difensore aveva un numero di telefono sbagliato, il difensore ha smarrito i numeri di telefono che erano nel fascicolo, tutte circostanze che poi sono difficilmente oggetto di prova per ottenere una restituzione del termine, mentre invece secondo me giustificavano ampiamente un meccanismo che così come lo consente al presente, così lo consente anche all'assente e che fa leva semplicemente sulla legittimazione che ha il difensore, senza 581, Avete a proporre preparato una l'impugnazione. questione di Questo è il diritto? motivo per il quale, diciamo, come Camera Penale abbiamo ritenuto che non solo questo dovesse essere un punto di battaglia politica, ma che fosse opportuno segnalare a tutti la possibilità comunque di provare ad impugnare ugualmente senza un mandato ad E impugnare, poi sollevarlo. evidenziando questo profilo che a nostro avviso può determinare legittimità costituzionale, ma soprattutto nell'aspetto in cui divarica la figura dell'assente rispetto alla figura dell'imputato presente, quando invece ci sono le sentenze della Corte Costituzionale che, riprendendo indicazioni del Consiglio d'Europa, sottolineano come l'assente debba avere gli stessi diritti dell'imputato presente. E detto questo, torniamo all'udienza preliminare. Quindi, dal punto di vista effettivamente delle notifiche e della valutazione di assenza, l'udienza preliminare consente di avviare, all'esito del positivo espletamento delle verifiche di cui parlava prima la collega Dovidio, un giudizio nei confronti di un imputato eventualmente assente, ma perfettamente edotto del procedimento a suo carico. Vado subito a elencare sinteticamente quelle che sono le principali modifiche al sistema dell'udienza preliminare. Perché poi, diciamo, in tutti questi interventi, anche a volte marginali, si finisce per perdere un po' la possibilità di memorizzare gli aspetti più rilevanti della nostra attività professionale. Prima modifica, che non trovate in udienza preliminare, ma che trovate a contrario nel 550 codice di procedura penale, si è ampliato lo spettro dei reati a citazione diretta e quindi lì dove c'è citazione diretta ovviamente non ci sarà udienza preliminare. Quindi l'estensione ad alcune tipologie di reato sotto i 6 anni come pena massima del meccanismo di citazione diretta ha ridotto l'ambito di operatività dell'udienza preliminare. Non è un cambiamento, diciamo, che stravolga il sistema, né si applica a chissà quante ipotesi, ma è giusto tenerlo presente.
Seconda modifica riguarda il profilo della costituzione di parte civile, cioè questo diciamo si ricollega un po' al discorso che faceva prima Fabio Santaniello, anche la costituzione di parte civile, lì dove è prevista l'udienza preliminare, deve avvenire in quella fase, quindi quella fase completa il profilo legato alla verifica delle parti Mentre prima presenti. avevamo la possibilità di Sì. costituirci anche nella fase Esattamente. preliminare del dibattimento, prima dell'accertamento delle questioni preliminari e quindi al momento della costituzione delle parti, ora noi, quando ci sarà l'udienza preliminare, ci possiamo costituire solo all'udienza preliminare, La parte possibilità, civile. diciamo, di indicare magari a un soggetto, una persona offesa, l'opportunità di attendere la valutazione del giudice dell'udienza preliminare sulla fondatezza della contestazione, eccetera, per eventualmente solo in quel caso esercitare l'azione civile, oggi è preclusa. Per completare il quadro, si è intervenuti anche sulla formalità, meccanismi formali che riguardano la costituzione di parte civile, sotto due aspetti che però non mutano almeno quella che era il quadro giurisprudenziale previgente. Si è intervenuti sull'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda anche sotto il profilo civile. Beh, mi sento di dire che è un aspetto implicito, cioè si andava a spiegare perché si riteneva di poter avanzare una richiesta risarcitoria. Il legislatore lo ha esplicitato, non credo che sia mutato un granché, ma ovviamente per scrupolo da avvocati registriamo una modifica che forse metteremo quelle due parole in più che magari qualche mese fa non avremmo ritenuto necessarie. L'altro aspetto riguarda le modalità di sottoscrizione e deposito, forse Finalmente ricorderete. abbiamo risolto un annoso motivo di angoscia per noi avvocati. Il mio sostituto potrà depositare l'atto di costituzione, lo può sottoscrivere, se lo presenta lui e io non ci sono, che cosa succede? Questione. Finalmente Sì, a motivo di me. angoscia che tra l'altro si ricollega a una disciplina complessa sotto il profilo concettuale, cioè la famosa distinzione tra il procuratore della parte civile e il difensore della parte civile, che credo che se lo si chiede a 10 giuristi diversi lo esporranno con implicazioni e termini diversi, qualche volta anche negli atti vediamo, ma si costituisce l'avvocato per conto o si costituisce il soggetto per il tramite del procuratore? Perché ovviamente un conto è attribuire una procura che è legittima all'esercizio dell'azione, altro è nominare un difensore che quindi potrà partecipare al processo quale parte civile è costituita. Già le sezioni unite erano intervenute con una sentenza che diceva che si poteva ovviamente ammettere il deposito da parte del sostituto processuale quando questo era previsto. Una sentenza successiva, seppur non a sezioni unite, diceva che se non era previsto niente, comunque quella facoltà era in qualche modo immanente alla disciplina del 102 codice di procedura penale, la sostituzione e così via. Adesso c'è proprio una norma di legge. Se proprio devo dire la mia, a me il profilo del deposito mi sembrava già implicito da prima, perché c'è qualcuno che va in udienza, deposita Quello della l'atto. Questo sottoscrizione della sottoscrizione resta secondo me ambiguo, nel senso che non comprendo perché il concetto di sostituto processuale debba prevedere che l'atto civilistico sia sottoscritto dal sostituto. Secondo me era più pulito sotto il profilo concettuale prevedere che il procuratore sottoscriva l'atto e che poi depositi un atto. Ma insomma, sicuramente il legislatore ha voluto venire incontro anche a questioni pratiche. Non sarà la Sì. mancanza di una sottoscrizione a inibire a una parte Anche se poi il danneggiata. sostituto può tranquillamente mettere la firma digitale, quindi va bene. Sì, tra l'altro la firma digitale ha tutte delle sue implicazioni Visto che che andiamo verso il telematico, sì, perché diciamo, forse è una previsione. più che una firma digitale è una chiavetta, È non ce una lo chiavetta, dimentichiamo mai, perché appunto. poi di quello si tratta, la Esatto. parola firma ci porta fuori strada. Detto questo, la grande modifica che riguarda l'udienza preliminare, o presunta tale, riguarda la regola ovviamente di giudizio. E qui lo dico subito: prima si parlava di elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio, ai fini dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, oggi Ti si chiedo scusa parla. Francesco, voglio solo Sì. dire a chi ci ascolta
che per quanto riguarda le norme transitorie, l'entrata in vigore delle norme di cui stiamo parlando, voi sulle slide troverete tutti i riferimenti necessari, che poi sono quelli, diciamo, dell'articolo 88, articolo 85 bis del decreto Sì. legislativo Lo 150 del 22. possiamo specificare per la Costituzione partecipativa, Magari, ovviamente ecco. si è stabilito che laddove fossero già stati ultimati gli accertamenti sulla Costituzione di parte in udienza preliminare, a quel punto c'era ancora la possibilità di costituirsi nel dibattimento. Dove invece è ancora aperta quella finestra che oggi è l'unica disponibile, ovviamente bisognava sfruttare proprio quella. Dicevo, non più valutazione sulla sussistenza di elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio, ma valutazione eventualmente sull'esistenza di elementi che non consentono di individuare una ragionevole probabilità di condanna. Allora, credo che questo è proprio, diciamo, il punto su cui chi conosce la pratica sa che la Cartabia ha immaginato uno scenario che difficilmente si verificherà in concreto. Chi è intervenuto, parliamo di giuristi autorevoli, aveva sicuramente ben in mente la giurisprudenza della Corte di Cassazione. A livello di Corte di Cassazione qualche cosa potrebbe essere cambiato, perché prima diverse sentenze di non luogo a procedere impugnate in Cassazione venivano annullate perché si imputava a quel giudice di udienza preliminare di essersi spinto su valutazioni prognostiche che non gli competevano. La sua valutazione doveva rimanere ancorata agli elementi presenti nel fascicolo, questo profilo prognostico era in qualche modo ritenuto un arrogarsi un potere che non gli competeva. Si parlava, vi ricordate, l'esigenza del vaglio dibattimentale. Una forma. E se anche vi capita ogni tanto di confrontarvi con qualche giudice di udienza preliminare, anche a me è capitato di sentir dire: avvocato, io prima le facevo le sentenze in luogo procedere, poi mi sono andato indietro, ho capito che non aveva senso, mi inimicavo il pubblico ministero, il fascicolo faceva un passaggio in più La che in cancelleria. Cassazione la cancellava, eccetera, e poi tornavo indietro. Quindi questo è quello che ha spinto il legislatore a pensare che cambiando quella formula del giudizio si sarebbe riattivato un meccanismo diverso, lasciando più spazio al giudice di udienza preliminare. Allo stesso tempo si è detto, e questo lo trovate anche Quindi, nella scusa relazione. Francesco, facciamo Sì. intanto proprio chiariamo qual era la regola di giudizio Sì. prima della riforma e adesso. Sussistenza Prima di della riforma. elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio e quindi elementi tali da far ritenere necessari un vaglio. In un contesto nel quale il processo è accusatorio. Quindi io devo valutare l'esigenza di un vaglio sulla base di atti acquisiti in fase di indagini. Questo ovviamente lasciava margini molto ristretti se noi guardiamo la regola di giudizio in se stessa, perché o io ho la prova contraria. Scusatemi, avvocato Santagnello, ha telefonato un autorevole, ha detto se lo può chiamare al cellulare che è urgente. Ok, Va bene? sì, grazie. Abbiamo una chiamata in diretta. Proseguo intanto Sì, dall'esposizione o ci perdo un vai, se, momento? se, mi allontano 2 secondi, intanto tu Perfetto. continui. E quindi dicevo, l'esigenza di un vaglio sulla base di materiale acquisito era a mio avviso pressoché scontata, cioè o si arrivava a dire che c'è una prova contraria, che il reato non è stato commesso, oppure sostenere che il vaglio dibattimentale fosse inutile. Veramente voleva dire fare un processo al pubblico ministero, immaginare di essere accolto degli elementi che non avevano nessuna attinenza. Viceversa, se si vuole ragionare in termini prognostici, allora si attribuisce, come ha fatto il legislatore, al giudice di udienza preliminare il compito di valutare, sulla base di quegli atti, quello che potrebbe avvenire in dibattimento sulla base di un giudizio probabilistico. Io mi sono persuaso che il dibattimento non arriverà al risultato atteso dal pubblico ministero. Quindi un mutamento della regola di giudizio in quanto tale effettivamente c'è stato rispetto alla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Questo mutamento ha già aperto un primo interrogativo che lascio a chi mi ascolta.
un tribunale ha detto: ma scusate, probabilità di condanna significa anche però che se il reato si prescrive tra un anno e io so che questi processi durano almeno 3 anni, allora io la faccio subito la sentenza in un luogo a procedere. E voi già vi rendete conto che effettivamente questo potrebbe portare in casi paradossali, ma come io faccio un rinvio a giudizio a un'udienza in cui il reato sarà prescritto già a quell'udienza? Forse così non ha senso, ma d'altra parte se apro spazio per valutazioni prognostiche legate ai tempi del processo, a questo giudice gli sto attribuendo dei compiti che forse vanno al di là di quelli che sarebbe lecito attendersi. Io non credo che si possa ragionare in quel termine, io credo che il giudizio prognostico riguardi il profilo cognitivo, non l'aspetto legato alla Scusate, tempistica. una questione urgente di lavoro, purtroppo. E quindi dicevo che da non credo che i profili legati alla prescrizione ormai prossima possano giustificare una sentenza di non luogo a procedere per improbabilità della condanna. Quella probabilità è una probabilità legata all'accertamento cognitivo. Però vediamo, può darsi che ci siano. Francesco, scusa, io non ti ho potuto ascoltare, però ti volevo fare intervenire su una questione. Ovviamente questa regola di giudizio, come dire, in qualche modo è più impegnativa, Assolutamente. Io credo che è più io pregna, credo sì. e crea anche un problema, diciamo, nei confronti della, come dire, scelta di andare a giudizio ordinario in un Allora. dibattimento. Allora, secondo, ti dico Sì. cosa dicono i primi commentatori su questa Sì. norma, e poi leggo rapidamente una sentenza del Tribunale di Patti. È questa di cui stavo Ah, parlando. ok, hai Ho detto parlato. che non ho Vabbè, citato Patti, ma sto dicendo che un tribunale si è espresso un sul fatto. IRUP ha già, diciamo, dato un'interpretazione. Secondo altri, sostanzialmente, il fatto di dire che il GUP, prima il pubblico ministero, che potrebbe chiedere l'archiviazione laddove non ritenga che si possa arrivare a una ragionevole condanna dell'indagato, dopo il GUP che deve prosciogliere se non c'è una previsione di questo genere. Ovviamente, di fronte a questo iter, il giudice del dibattimento potrebbe essere, come dire, in qualche modo, no, condizionato Condizionato. dal fatto che un collega abbia fatto una valutazione del genere. Perché? Perché se poi il dibattimento non offre elementi, diciamo, aggiuntivi sotto il profilo della prova, che possono in qualche modo scardinare quel sistema di elementi raccolti nel corso delle indagini, come dire, tu sei un po' un condannato predestinato, no? Allora si dice, diceva almeno questo commentatore, questa riforma della norma sulla regola di giudizio sostanzialmente sarà una norma che spingerà di più coloro che non hanno elementi nuovi da introdurre nel processo a fare una scelta, ad esempio, di giudizio Sì. abbreviato, piuttosto che andare Sì. incontro a un dibattimento. E quando è che il dibattimento diventerà un elemento indispensabile, soprattutto quando la prova si basa soprattutto su, ad esempio, una prova testimoniale, e la verifica nel contraddittorio dalle parti potrà essere importante, perché ovviamente quella prova testimoniale è stata raccolta dal pubblico Sì, ministero. ti seguo e dico però subito che secondo me questa è una impostazione teorica corretta sul piano teorico, come è vero che è mutata teoricamente la regola di giudizio, è vero che il pubblico ministero quindi dovrebbe ragionare anche in termini di maggiori ricorso alle richieste di archiviazione, sapendo che ci sarebbe un valore ulteriore, è vero che il difensore già sa che è fatto quel filtro, ma il discorso è teorico, perché a mio avviso è puramente teorico. Perché tutti sappiamo che questo vaglio non viene fatto per ragioni che non riguardano soltanto la regola di giudizio. Cioè noi pretendiamo da un giudice lo studio approfondito di un fascicolo, un'assunzione di responsabilità in termini prognostici, un profilo di frizione con quello che resta comunque un collega della stessa carriera.
In un contesto nel quale la scelta del non luogo a piacere gli impone di scrivere una sentenza, come tutti sappiamo, mentre nell'altro caso doveva semplicemente indicare una data. Noi riteniamo, e saremmo lieti di sbagliarci, come Camera Penale abbiamo avviato, comincia settimana prossima, un accertamento statistico sulle percentuali che avremo in Camera Penale di Roma, in udienza preliminare, rinvio a giudizio, eccetera. Vediamo quanto viene fuori, vediamo se davvero andremo sotto il 90%. Al 90%, io non credo, ma è una curiosità, vediamo, perché poi tutte queste cose dipende anche da come le hanno Certo, interpretate la magistratura, non voglio anticipare, ma se continuerà a non esserci questo vaglio, Fabio, veramente pensiamo che possa essere condizionante il fatto che quel giudice pigro ha semplicemente indicato una data? Io questo rischio non lo vedo, nel senso che come prima è ovviamente difficile per un difensore assumersi responsabilità, l'ordinario, tutte cose che sappiamo. Non credo che questa regola di giudizio cambierà la nostra posizione. Così come non credo che il pubblico ministero solo per questo cambi i suoi criteri di valutazione, perché noi stiamo immaginando un GUP che è capace di fare un filtro che è difficilissimo. È difficilissimo fare una valutazione prognostica di quel tipo. E mi permetto di dire, per allargare un po' la riflessione, io credo che non sia, si sia voluto sciogliere un nodo. Qual è il ruolo? E così torniamo anche al tema delle modifiche all'imputazione. Ma a cosa serve l'udienza preliminare? Beh, nel nostro sistema adesso serve a due cose. Tendenzialmente il GUP è il giudice dell'abbreviato, è colui che, se non è stato fatto prima attraverso il GIP, certifica la correttezza dell'accordo pattizio in caso di. E queste sono due funzioni molto precise, vogliamo dire legate all'udienza preliminare? Sì, perché quella è la sede, ma comunque sono due funzioni attribuite al GUP. Poi c'è un'altra funzione, quella di filtro, laddove non si scelga di aderire a reti alternative. Prima contraddizione, questo filtro da una parte si dice no, facciamo più citazioni dirette, dall'altra parte però anche nel caso della citazione diretta immaginiamo una sorta di filtro con l'udienza per il dibattimento. Quindi mi sembrano degli interventi in cui c'è un po' di confusione. Non capisco perché se si vuole limitare il filtro da parte dei GUP si debba invece immaginare in questi altri casi il filtro da parte di un altro giudice del dibattimento che però è diverso da quell'altro. Non capisco perché. O il filtro dell'udienza preliminare serve e allora non lo riduciamo, semmai lo ampliamo, o lo riteniamo non utile anche in chiave di tutela dell'imputato, perché io sono in parte preoccupato, non perché quella valutazione sulla probabilità ci sarà e allora avrà delle conseguenze, ma perché chiunque, in qualsiasi sede, ci potrà dire, fatto sta che l'imputato è stato rinviato a giudizio. Questo dato, pensate in termini di Certo, onorabilità, di certo. situazione, eccetera. Cioè, qui si Però è va. anche vero che questa riforma va letta insieme, diciamo, a un'implementazione dei riti alternativi, diciamo, con delle possibilità, o almeno, diciamo, nella prospettiva del Sì, legislatore, però, di allora, rendere, diciamo, più sì, quantitativamente giusto. numerose il ricorso ai riti alternativi. E Giusto. quindi l'udienza preliminare, da questo È punto di giusto, vista. però la concatenazione è prima si decide se fare riti alternativi, poi si fa il filtro, perché se invece il rito alternativo fosse stato fatto dopo, allora questo discorso avrebbe più forza, no? C'è una certificazione dell'imputazione e allora valuta se tu difensore se ti conviene il rito alternativo. Qui quello che è successo è che sull'abbreviato c'è un ulteriore sconto di pena, che è un sesto per il mancato appello, quindi un terzo più un sesto fa la metà. Il legislatore sostanzialmente sta dicendo che chi fa Grossi l'abbreviato sconti, ha diciamo. diritto a una pena della metà. E questa scelta poi, diciamo, per noi è favorevole, leggiamo nel senso, magari Soprattutto in reati che hanno pensate a una condanne bancarotta. elevate, ma anche reati di droga Sì, e no, dico altro. la bancarotta perché sono quei reati in cui già il minimo è piuttosto alto, quindi la metà è molto significativo. Dicevo, solo per concludere questa riflessione un po' più ampia. Non è chiaro se questo filtro serve. Per esempio, io ricordo proposta del professor Spangher quando si parlava abolizione dell'appello del pubblico ministero, aboliamo anche il filtro dell'udienza preliminare. Cioè, facciamo l'accusatorio vero in cui c'è il PM che fa la difesa che si fronteggia con l'accusa, è un giudice terzo, imparziale, che ci dirà se l'ipotesi è fondata oppure no. L'idea invece di reintrodurre questa
filtro, di rafforzarlo, di andare a rafforzare un potere di verifica sull'imputazione, a mio avviso non ha molto senso. Non è lì che si gioca la deflazione e non è lì che si garantisce effettivamente a chi scelga di lottare nel merito, perché si ritiene non colpevole, di arrivare a un processo accusatorio senza pregiudizio. Secondo me, se si voleva fare qualche cosa, si doveva valorizzare il ruolo dell'udienza preliminare non solo come filtro, ma come impostazione probatoria da lasciare in eredità al giudice del dibattimento. Cioè, io credo che se l'imputato sceglie di andare a processo proclamando la sua non responsabilità, forse gli si può chiedere anche di cominciare a indicare quali sono i termini di prova, gli elementi di prova in una fase anticipata. Allora si poteva immaginare, questa è una proposta che anche è stata messa sul tappeto, di un'udienza preliminare che in qualche modo indirizzasse, secondo quello che tu dicevi, ma qual è qui il tema? Il problema è se il testimone è credibile, il problema è se ci sono degli elementi in più, dei documenti in più. Se invece tutto questo verrà comunque valutato 7 giorni prima dell'inizio dell'ordinario. Secondo me questo filtro è un filtro che lascia il tempo che trova e che può eventualmente essere utilizzato in casi veramente paradossali, in cui il pubblico ministero pretende di portare avanti un'accusa che non sta in piedi. Sulla modifica dell'imputazione. Cosa pensi di queste invece norme sulla modifica dell'imputazione? Si è ripreso quello che era un indirizzo già in Intanto parte. diciamo quali sono le Sì. novità. Sostanzialmente voi sapete che in sede di, come dire, l'accusa deve essere chiara e precisa, l'imputazione deve essere chiara e precisa. Se nella richiesta di rinvio a giudizio mancava questo profilo di chiarezza, già prima il giudice dell'udienza preliminare lo segnalava al pubblico ministero, quello che non è mai stato del tutto chiaro in ragione di alcuni contrasti giurisprudenziali è se di fronte al pubblico ministero che continuava a non chiarire, continuava a dire una cosa che non trovava corrispondenza negli atti, il giudice doveva dichiarare la nullità, restituirgli gli atti, oppure a questo punto doveva alzare le mani e aspettare che intervenisse il giudice del dibattimento, quando la stessa eccezione sarebbe stata poi sollevata. In quest'ottica deflattiva si è detto: no, valorizziamo al massimo il potere del giudice di dichiarare la nullità se non viene modificata su sua indicazione l'imputazione, anche addirittura la sua possibilità di intervenire un po' sul fatto e di dire guarda, il fatto non è questo, la qualificazione non è quell'altra, così anche da consentire eventualmente rispetto ai riti alternativi di dare la possibilità all'imputato di fare queste valutazioni sulla base di una contestazione effettivamente precisa, calzante, adeguata e così via. La Corte Costituzionale qualche volta aveva detto che se c'erano poi delle modifiche all'imputazione in alcuni casi si rientrava di nuovo in gioco, si era rimessi in termini per questo tipo di valutazione. Allora, dico che in questa situazione viene rafforzato effettivamente, laddove il giudice intendesse farlo, un suo potere di sindacato sull'imputazione. Beh, se si immagina che il pubblico ministero non sa fare il suo lavoro, e invece il GUP è buono, è bravo e corregge gli errori, è una cosa giusta. No, ma non è che il solo fatto che questo GUP abbia una funzione diversa del pubblico ministero lo rende migliore, e non necessariamente lo rende magari del tutto terzo e imparziale, perché a livello di discussione dell'Unione Camere Penali ci sono delle preoccupazioni. Ma come? Io già ho quella contestazione del PM, vado lì pensando che sia quella, e mi trovo poi delle ulteriori modifiche. Ecco, Speriamo di non dover arrivare a ad togliermi la parola, mi No, arrendo. no, no, no. Dico, speriamo di non dover arrivare ad una battaglia per la separazione delle carriere tra giudice del dibattimento e giudice dell'udienza preliminare, Questo è l'altro perché problema. questo potrebbe essere Sì. uno dei problemi No, io se devo. che si delinea all'orizzonte con questa Certo, modifica. questo è uno dei problemi segnalati. Io se posso spendere una parola a favore dei GUP. Cioè, qui noi abbiamo assegnato però agli stessi soggetti questa duplice funzione di GIP e di GUP. E quindi ci troviamo di fronte a soggetti che hanno già un carico di responsabilità importante rispetto alle misure cautelari. Poi hanno gli avveriati, poi gli si chiede il filtro sull'imputazione. È chiaro che con questo tipo di meccanismo, nelle priorità di un GIP-GUP, il filtro sarà sempre la terza cosa.
Allora, io credo che se si fosse voluto investire in quella direzione, bisognava ragionare direttamente, diversamente anche in termini di individuazione del soggetto, delle modalità attraverso le quali esprimersi e così via. Ecco, questa è la mia preoccupazione. Abbiamo cambiato la regola di giudizio? Sì, è un bene per certi versi, sì, per altri ci sono preoccupazioni, ma secondo me a sistema attuale non basterà questa modifica per determinare tutte queste trasformazioni che invece la riforma Cartabia ha immaginato possibili. Grazie all'avvocato Compagna per l'ottimo intervento. Io volevo chiudere con Cristina, però, perché non posso non farti una domanda, diciamo, di carattere generale. Perché sei, diciamo, anche come rappresentante dell'Associazione Difensori d'Ufficio. Abbiamo pochissimo tempo, 10 minuti. Allora non è poco, poco. Diciamo, come vedi dal punto di vista del difensore d'ufficio intanto questa riforma in generale e in particolare poi le norme di cui abbiamo parlato oggi? Perché ci troviamo spesso a dover confrontarci con un istituto che è quello della difesa d'ufficio che ha, diciamo, una caratteristica un po' particolare, no, rispetto al difensore di fiducia. Sì. È un difensore nominato dal sistema, sostanzialmente collocato dal sistema, è un difensore che spesso non ha gli strumenti per avere rapporti con il suo assistito. Lo dicevamo all'inizio di questo, al primo webinar, questa riforma spinge sicuramente nella direzione di una maggiore attiva presenza e collaborazione tra avvocato e suo assistito. Tante cose non saranno più possibili se non ci si organizzerà prima, se non si farà tempestivamente quello che andrà fatto, se non ci si adeguerà dal punto di vista degli strumenti anche telematici, no? Al fine di evitare che poi diventi ancora più accentuato quel divario tra, chiamiamolo ricco e imputato ricco e imputato povero. Adesso, ovviamente si tratta di una generalizzazione, ma il senso abbiamo capito perfettamente qual è. È una riforma che oggettivamente spinge un po' al margine, no, il ruolo del difensore d'ufficio. Cosa ci dici? Perché Diciamo che ovviamente non ti spinge nascondo al che da questo punto di margine vista, quando più. si è giovani si ha un'idea, quando si è più anziani Esatto. nella professione se ne ha un'altra. Qual è, diciamo, la posizione che tu vedi nel processo? L'Associazione Difensori d'Ufficio è un'associazione di avvocati di fiducia che espletano e vogliono mettere a servizio dello Stato e a tutela dei diritti dei cittadini la propria professionalità. Sinceramente, vediamo con preoccupazione l'impostazione che è stata data da questa riforma, perché vediamo che al margine, più che il difensore d'ufficio, sono messi proprio i ceti sociali e le categorie di persone più svantaggiate, quindi più vulnerabili. Quindi coloro che è più difficile, diciamo, afferrare, ma spesso e volentieri è difficile afferrare proprio per le situazioni esistenziali che li vedono coinvolti. E quindi con preoccupazione vediamo questa riforma e questi profili che hanno modificato quello che invece era prima, la difesa, l'esercizio della professione a tutela di queste persone, già imporre che ci debba essere comunque una nomina ad hoc specifica per impugnare una sentenza. Noi sappiamo bene quanto è difficile per un difensore d'ufficio cercare il contatto della persona e con i mezzi che abbiamo possiamo fare molto, ma non tutto. E quindi spesso non si riesce, e allora a quel punto. Immagino ad esempio la difficoltà che avrebbe diciamo, un senzatetto di dimostrare la incolpevole non conoscenza del processo. Diciamo,
veramente. Dal punto di vista umano, devo dire che sarà comunque dura affrontare situazioni del genere, perché ci si sente un pochino con le braccia un po' legate, ecco, Sì, no, rispetto a posso prima. aggiungere una cosa, non so se vi è Certo. capitato già di parlarne, perché c'è un non detto che in alcune sedi, in alcuni convegni viene detto. Questa norma sul mandato di impugnare è pensata per rimediare a un'asserita stortura. L'asserita stortura è legata al fatto che l'accesso al gratuito patrocinio porti a promuovere una serie di impugnazioni del tutto estranee, diciamo, agli interessi del Diciamo, potere. facciamo capire bene Voi sapete questa che interpretazione, esiste. perché ovviamente è un'interpretazione assolutamente maligna, no? Che vede nell'avvocato, nel difensore d'ufficio, uno strumento solo di guadagno e dice: Sì. io se posso impugnare a D'ufficio di prescindere, fiducia, perché io anche impugno intanto perché poi mi verrà liquidato, se ho il gratuito patrocinio, un ulteriore diciamo, grado di giudizio. grazie Già all'individuo. l'interpretazione dà Un'ombra. fastidio perché Un'ombra parte da proprio un'interpretazione incommentabile. C'è un maligna. irreperibile di fatto, c'è un gratuito patrocinio e quindi questa ipotesi, io non sono in grado di valutarla statisticamente, se sia vera, se non sia vera, entro che limiti. Tutti noi, no? Abbiamo sensazioni, conosciamo persone che fanno il loro lavoro con grande impegno, qualche altra che magari qualche volta non ci ha convinto, questo, ma non siamo in grado di Non misurare. è, credo, un difetto della categoria No. dei difensori d'ufficio, No. i problemi Sì, ci possono essere in scusate. qualunque E non difensore. siamo in grado di misurarlo. Quello che io trovo inaccettabile è che invece di avere il coraggio di individuare quello che si deve essere il problema e di rispondere eventualmente con una misura adeguata a frenare questa possibile deriva, allora eventualmente intervenire sulla liquidazione del patrocinio. Dico, faccio un esempio, ma se questo è il punto, il tema diventa il patrocinio. Si è scelto di fare proprio quello che diceva Cristina Dovidio, cioè posto che noi vogliamo evitare questo, facciamo in modo che questi irreperibili di fatto non propongano appello. Beh, questo francamente è del tutto Vabbè, inaccettabile. però diciamo, devo dire che è una previsione che è in linea con tante altre previsioni, che al fine di risolvere problemi di numeri, di quantità, Sì. si va a toccare, Sai magari dove si vanno a fanno? toccare delle garanzie, Però la nevralgiche. cosa scorretta è che si vanno a toccare quelle che costa meno politicamente toccare. Cioè, in fondo, sono Ai istanze, danni ed è delle categorie significativo che più. noi come avvocatura siamo praticamente i soli a aver colto questo problema, no? Uno sarebbe forse aspettato che, non so se da sinistra, da destra, insomma, magari in altre sfere politiche attenti a profili, diciamo, legati al sociale, eccetera, questa cosa fosse colta. Invece non è stata colta. Gli unici ad averla colta sono gli avvocati, perché sono a contatto diretto con queste situazioni di fragilità sociale. E quindi l'avvocato sa bene che quello che si è disinteressato del processo non è come lo immaginano i riformatori, un soggetto che ha detto condannatemi a uno a 20 anni, tanto a me non me ne frega niente, perché sarebbe una cosa del tutto insostenibile che qualcuno sia indifferente alla sua perdita della libertà. Ma sono persone che hanno delle problematiche tali che fanno sì che tendano a disinteressarsi in quel momento del processo fin quando non diventa troppo tardi perché la sentenza è definitiva. Scusa Cristina, No, ma no, assolutamente, possono penso che essere questo è svariate il le punto ragioni, sul esatto. quale c'è una presa di posizione molto dura, ma veramente fondata su ragioni che sono del tutto estranee a profili di interesse corporativo o altro, eccetera. È un No, problema. io credo che comunque le associazioni che poi voi rappresentate, debbano farsi carico poi anche di eventuali proposte di modifica che, come sappiamo, Certamente. anche nel documento che l'Unione delle Camere Penali ha diffuso, si dimostra apprezzamento per la disponibilità del ministro all'apertura dei tavoli, diciamo, per le proposte di riforma, ed è stata finalmente calendarizzata una serie di argomenti per le modifiche. E credo che anche le associazioni che voi rappresentate dovranno incaricarsi di fare uno studio poi, no, della riforma per eventuali proposte Correttive. correttive e modificative. Va bene, allora io vi ringrazio. Abbiamo, diciamo,
solo l'incombente di darci appuntamento al 28 aprile 2023 per affrontare l'argomento delle indagini preliminari, argomento abbastanza anche lì pregno di novità, e avremo come ospite la dottoressa Olimpia Monaco, un magistrato addetto all'ufficio del legislativo del Consiglio Superiore della Magistratura. Ringrazio tutti, grazie Cristina, grazie Grazie a voi. Francesco e buona serata a tutti.